Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Come avrete visto dal titolo, oggi andremo a parlare della questione bivacco, se si può fare, se non si può fare, come sono le leggi in Italia. Però prima di entrare nel vivo di questo video, volevo fare una breve parentesi e farvi notare che ho aperto un nuovo canale YouTube che si chiama Monica Franco 2.0, dove praticamente ci metto tutti i video che non sono consoni, diciamo, all'argomento cammini italiani che sto portando avanti su questo primo canale, però sono video che comunque voglio condividere con i miei amici, che era praticamente la mia missione iniziale qui su YouTube, condividere video di viaggi con i miei amici, e quindi ho deciso di metterli su questo secondo canale che non ha nessun fine se non quello di condivisione, di divertimento, di immagazzinare ricordi della mia vita e dei miei viaggi. Se volete farvi i fatti miei, questo è il canale giusto, perché sarà un canale tipo vlog, dove pubblicherò video molto più spontanei, video molto meno editati rispetto a quello che faccio qui. E quindi, se vi interessa, sapete che questo è il mio secondo canale di svacco. E un'altra cosa è che adesso mi sto prendendo un attimo una pausa dal pubblicare tracce GPS nel mio canale Telegram, perché sono impegnata alla realizzazione di un progetto che spero di riuscire a portarvi entro quest'anno. Però non vi spoilerò niente, seguo la filosofia del Cioco, che lui praticamente è convinto che se dice le cose prima che succedano, e anche se sono cose positive, vanno a finire male. E quindi lascio in sospeso il discorso, delle tracce GPS per il momento. Ritornerò sul canale una volta che avremo finito questo progetto. Siamo anche in fase di trasloco, infatti siamo nel nuovo studio della mia casetta, dove praticamente una volta c'era la stanza Airbnb, solo che adesso non faccio più Airbnb perché Efrem si è trasferito da me. Quindi ci siamo un po' movimentati questo mese, ci sono un po' di novità. Però non perdiamo altro tempo e andiamo subito a continuare con il video sui bivacchi. Il bivacco in Italia è un argomento molto molto controverso, nel senso che non si ha una vera e propria legge che gestisca questa pratica. Praticamente è considerato bivacco l'accamparsi dal tramonto fino all'alba in una situazione di emergenza, ovvero quando il camminatore o chi è in viaggio non riesce più a proseguire perché non è riuscito magari a trovare dei rifugi aperti oppure delle accoglienze oppure è stanco e non riesce più a proseguire. Questo è considerato un accampamento di emergenza, che è diverso dal campeggio. Il campeggio è proprio mettere la tenda o il camper in una postazione e tenerla anche durante tutto il giorno. Il bivacco invece no, è soltanto dal tramonto all'alba. Si può decidere volontariamente di fare bivacco, per esempio in un cammino durante la Via degli Dèi. Per esempio abbiamo fatto bivacco lungo tutto il percorso, anche durante il cammino dei briganti abbiamo piantato la tenda lungo il percorso. Si può invece fare bivacco in emergenza, come vi dicevo prima, perché per esempio non abbiamo trovato il rifugio aperto oppure non abbiamo trovato le accoglienze che sono disponibili nel sito dei vari cammini italiani. Non abbiamo trovato posti, non avevano posto disponibile, quindi piuttosto di proseguire e dover fare ancora chilometri e siamo stanchi morti, non ce la facciamo più, abbiamo male dappertutto, piantiamo la tenda nel percorso come emergenza. È considerato bivacco, credo, anche quando, per esempio, si è costretti per una causa di forza maggiore, per esempio quando ci si rompe la macchina in autostrada al rientro dal lago di Garda, dormire in macchina. Infatti quella volta lì non ce l'aspettavamo proprio di dover affrontare una situazione del genere. Si è rotta la macchina proprio mentre stavamo tornando a casa in autostrada, e dopo che i soccorsi ci hanno portato fuori dall'autostrada, abbiamo praticamente passato la notte in macchina, perché non avevamo altre alternative. Eravamo in una zona industriale, avevamo tutte le nostre cose in macchina e quindi abbiamo deciso di passare, di bivaccare in macchina. Il bivacco può essere anche il luogo fisico, però, dove sono previste praticamente delle quattro mura o delle strutture di latta molte volte, che sono nelle vette o alla fine di percorsi magari alpinistici più difficili, e in questi bivacchi si può passare la notte per poi riprendere il percorso o tornare a casa il giorno dopo. Quindi anche questi sono praticamente autogestiti, sono dei luoghi autogestiti che si chiamano proprio bivacchi, non sono
dei rifugi, perché i rifugi sono praticamente dei luoghi che sono gestiti da persone, mentre questi posti sono autogestiti, cioè sono aperti, tu entri, dormi, esci e lasci tutto come hai trovato. Quando si fa bivacco ovviamente bisogna lasciare il posto come se nessun essere umano fosse stato in quel posto, cioè diciamo che l'idea è che se per caso una persona passa il giorno dopo nel posto dove noi abbiamo bivaccato non deve trovare niente, neanche rifiuti organici, quindi che possono essere per esempio le bucce d'arancia o le bucce delle uova o non so, magari una banana, tutte queste cose qui, cibo, ce lo dobbiamo portare a casa oppure portare giù a valle dove ci sono i cestini e buttarlo lì. Ovviamente plastica, rifiuti e altre robe non devono nemmeno toccare il suolo, cioè dobbiamo proprio lasciare come abbiamo trovato, immacolato, come se noi non fossimo stati lì. Questa è la legge generale del bivacco. E adesso arriviamo alla domanda, si può bivaccare in Italia? Allora, secondo le nostre esperienze sì e no. Dipende da regione a regione, da cammino a cammino, dipende da parco naturale a parco naturale, da comune a comune addirittura. Quindi quello che vi consiglio io è di chiamare sempre le regioni o i sindaci delle città che sono interessate, non so, da un probabile cammino o da un'escursione che volete fare, e chiedere se si può bivaccare in quell'area lì. Per il cammino di Briganti noi, per esempio, per dormire nel parco della Duchessa, del lago della Duchessa, che è tutta una riserva naturale controllata e è vietatissimo fare bivacco lì, abbiamo dovuto richiedere un permesso al gestore della riserva, al gestore del parco, che ce l'ha accordato che il giorno tal dei tali noi eravamo lì e piantavamo la tenda lì, perché se per caso succedeva qualcosa almeno loro avevano i nostri riferimenti e quindi ci hanno accordato, diciamo, il fatto di dormire lì. Poi alla fine non è stato necessario, però abbiamo dovuto fare questo procedimento. Ci sono alcuni luoghi che vi obbligano a fare questo procedimento, altri invece che vi dicono che è vietato e basta, per esempio il lago di Garda, che non è per niente un luogo alpinistico, però è un luogo turistico. I cittadini che vivono lì ci hanno praticamente trattato come dei turisti e quindi se noi non pagavamo il campeggio non eravamo ben visti. Questo è un po', diciamo, il sentore nazionale, quindi se voi siete a 2500 metri di altitudine e non ce la fate più a proseguire, diciamo che potete fare il bivacco, perché quello è un luogo difficile da raggiungere, non è un luogo turistico. Le spiagge, i laghi, non so, tutti gli altri posti, è sempre molto particolare la cosa e molte volte non si può proprio fare. In linea di massima però, per noi che vogliamo fare i cammini italiani, dobbiamo fare riferimento a chi ha organizzato il cammino e chi gestisce quel percorso là, diciamo. Per esempio per la Via degli Dei non c'è nessun problema dormire in tenda, perché tutti quanti lo fanno, tutti quanti si accampano là vicino al percorso e non c'è nessunissimo problema, nessuno ti dice niente. Sul Cammino dei Briganti la stessa cosa, e ci eravamo informati prima se potevamo dormire in tenda o no, infatti abbiamo richiesto il permesso e ci avevano detto che non c'era nessunissimo problema, infatti tutte le persone sono state super mega accoglienti e non abbiamo avuto nessun problema a dormire in tenda né in strutture apposta per campeggiare né in mezzo al bosco. Quindi consiglio mio spassionato, se volete fare l'esperienza di bivacco, non so, magari sopra per le montagne, per le Alpi, e non avvisate nessuno, potreste rischiare di trovare il ranger o il vigile che vi dice no, qui non si può fare perché è vietato. Quindi magari informatevi sempre sulle strutture che ci sono eventualmente lì nelle vicinanze, oppure informatevi sempre se quel determinato parco o zona accetta eventualmente i bivacchi. Perché molte volte è vietato? Perché più che altro per la nostra incolumità, perché magari ci sono degli animali in quella zona specifica o delle situazioni un po' particolari, non so, magari si forma un temporale di colpo e fulmini magari cadono molto spesso e le persone ci dicono di no per tutelarci oppure semplicemente per non deturpare il territorio. Quindi ci sono molte ragioni dietro al fatto di non fare bivacco che molte volte noi non conosciamo e dobbiamo informarci per sapere se sì o se no. In ogni caso, se voi volete provare, vi lascio qualche consiglio anche, oltre all'informarvi riguardo alla zona dove volete andare a fare bivacco, vi lascio anche qualche consiglio sull'attrezzatura da portare via. Allora, tenda sicuramente,
la tenda che preferite, non ci sono regole particolari, ovviamente deve essere più leggera possibile perché ve la dovete portare dietro in spalla. Il sacco a pelo e il materassino sono molto importanti anche, soprattutto il materassino perché vi deve isolare dal terreno e sia d'estate sia in inverno offre quel comfort in più, diciamo, non tanto per la comodità per dormire, ma perché ci isola dal terreno, dal freddo del terreno e evita dispersioni di calore inutili. Mentre il sacco a pelo deve essere acquistato apposta per la stagione in cui andiamo a fare il bivacco. Se noi, per esempio, ci muoviamo d'estate, andrà bene un sacco a pelo da fino, non so, magari a 5 gradi, 10 gradi, dipende dall'altitudine dove vogliamo andare, perché ovviamente se andiamo a 2500 metri, la notte comunque si scende a temperature molto basse, quindi anche quello bisogna un attimo considerarlo per comprare il sacco a pelo. Però quello che vi consiglio è quello di comprare il sacco a pelo più o meno con la temperatura della zona dove voi volete andare a dormire. Perché se voi prendete un sacco a pelo da meno 30 gradi e pensate di utilizzarlo d'estate quando siete magari giù al sud Italia, vi assicuro che quel sacco a pelo non vi farà dormire perché vi terrà talmente tanto caldo che voi non dormirete la notte. Quindi ci sono attrezzature per le varie occasioni e vi consiglio, se proprio dovete scegliere una stagione, di andare d'estate, perché l'attrezzatura tecnica invernale può venire a costare anche il doppio o il triplo rispetto a quella estiva. E per ultimo, il cibo. Se voi avete cibo con voi, cibo sfuso, diciamo non secco oppure plastificato dentro alle confezioni, fate molta attenzione a metterlo il più lontano possibile dalla tenda, chiuso dentro un sacchetto di plastica, per esempio magari appeso a un albero, perché il cibo è quello che attira di solito gli animali sulla nostra tenda. Quindi se non volete avere problemi di cervi, lupi che vi annusano la tenda, mettete il cibo distante da voi. Lo stesso vale se per caso dovete fare i vostri bisogni. Portatevi una paletta per scavare e sotterrare i vostri bisogni, non lasciateli all'aria aperta perché sennò diventa una latrina dappertutto, e soprattutto anche perché sotterrandoli non si avvicineranno animali perché non sono attirati dall'odore. Quindi tutte queste piccole accortezze possono aiutarvi ad avere un'esperienza migliore se volete provare a fare questa esperienza di bivacco. Bene ragazzi, quindi se avete delle domande riguardo a questo argomento fatemele pure qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio di essere rimaste con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Thank you.